Daniel Fiorelli, 32 anni, vive a Gorizia ed è qui che ha scelto di scrivere un libro i cui proventi andranno in beneficenza per raccontare la sua lunga battaglia contro il cancro, vinta per 3 volte, grazie a cure appropriate e al sostegno dei volontari AIL, il servizio di Antonio Di Bartolomeo. Sconfiggere per 3 volte il male, linfoma di Hodgkin, e poi avere voglia di raccontare tutto e ringraziare chi ti è stato accanto. Daniel Fiorelli, Dadosh per gli amici, ha messo tutto alle spalle ed è ripartito con la forza che i suoi 32 anni ancora gli danno. Ci accoglie nella casa nei pressi di Gorizia dove vive con i genitori per svuotare tutto quello che porta dentro e che ha scritto in un libro autopubblicato, Infine la luce, un volume che, anche per mezzo di numerose presentazioni, gli ha permesso di raccogliere già oltre 2000 euro, tutti devoluti all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfomi e il Mieloma. Sono delle associazioni composte da persone fantastiche, di estrema importanza per i malati ematologici e per i relativi familiari. Quindi gran parte del ricavato va loro in beneficenza, proprio per il sostegno agli stessi, perché fanno delle cose incredibili ed è giusto che le persone vengano a conoscenza sempre più di queste associazioni. Dopo il primo inatteso incontro all'età di 25 anni, il cancro è tornato prepotentemente nella vita di Daniel per 2 volte nel giro di 4 anni. Ci è voluto un autotrapianto prima, un trapianto da un ignoto donatore poi, per battere il linfoma, con dei complici imprescindibili come il rapporto poi interrotto con una ragazza della Repubblica Ceca. Non sono mancati mai l'affetto della famiglia, la competenza del personale sanitario, la fede religiosa e il sostegno di compagni di viaggio, anche se poi loro non ce l'hanno fatta, Cinzia e Daniel, conosciuti in ospedale. 2 persone malate che si incontrano e iniziano a parlare delle proprie esperienze, dei propri sogni, dei propri obiettivi, in un certo senso uno dà il sostegno all'altro. In ospedale non ci siamo andati per saperne di più di questo mondo che tutti noi non vorremmo mai conoscere di persona. Ad attenderci al reparto di ematologia del Maggiore di Trieste c'è un altro sopravvissuto al cancro, Andrea Scherian. L'empatia con Daniel è immediata, nonostante i due non si siano mai visti prima. È la solidarietà di 2 commilitoni di ritorno da una guerra vinta. Le persone che comunque abbiamo incontrato entrambi nell'ambito ospedaliero sono diventate la nostra famiglia. Infatti le emozioni ogni volta che ci incontriamo sono molto forti. Questo fa parte di una parte della nostra vita che nessuno ha cercato, ma che siamo riusciti a passare con il sorriso e con tanta fortuna. Marzia Rucli è la psicologa del reparto. Il suo è un lavoro di sostegno a chi affronta questo delicato percorso, fatto di visite, esami e, se necessario, lunghe degenze tra chemio, radio e altre terapie. E pensare che se non fosse l'AIL a pagare il suo stipendio, la sua figura non esisterebbe perché è ritenuta non strettamente necessaria. A lei abbiamo chiesto come si parla a un malato di cancro. Sta lì vicino cercando di comprendere quello che sta vivendo e senza banalizzare quello che sta succedendo con facili pacche sulle spalle e andrà tutto bene. Questo non piace a nessuno. Bisogna stare con quello che c'è, aiutarlo a esprimersi e dargli sicuramente vicinanza, supporto e speranza, ovviamente. La vita in reparto è fatta di persone che vanno e vengono dagli ambulatori e da chi invece è ricoverato in ogni giorno dell'anno. Un luogo dove si incrociano molte storie che il primario facente funzione, Gianluca Festini, ben conosce. A lui abbiamo chiesto se sia stato superato il tabù del cancro che fino a pochi decenni fa non poteva essere nemmeno nominato. È stato in parte superato, se ne parla di più, un po' perché diciamo, la società di oggi esige chiarezza anche nei confronti di queste esperienze così tragiche, ma se ne parla di più anche perché le terapie sono molto più efficaci. Devo dire che nell'ambito ematologico pazienti e di conseguenza anche i medici sono un pochino più fortunati, hanno delle armi più efficaci, questo merito soprattutto dei nuovi farmaci che sono emersi negli ultimi anni. A 3 anni di distanza dall'ultima guarigione, Daniel sta proseguendo il ritorno a una vita il più possibile normale. Il simbolo della sua rinascita è segnato da una delle sue grandi passioni, il basket. E di poche settimane fa il ritorno alla pallacanestro competitiva per l'Olimpia a Gorizia nel campionato di promozione. Gli abbiamo chiesto cosa ricorda dei suoi primi canestri dopo la malattia.
sono stati due tiri liberi dopo aver subito un fallo fantastico, un'emozione fantastica, ma proprio il fatto di poter finalmente calcare il parquet, che è molto diverso da dover stare in tribuna. Tutti quelli che hanno giocato a basket mi capiscono, sentire il rumore della palla che rimbalza, lo schiaffo della retina quando segni un canestro, è una cosa stare in tribuna, una cosa stare in campo. E adesso in queste settimane ho recuperato sempre più e mi sento francamente come 10 anni fa.